Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, né centrodestra, né centrosinistra, né Movimento 5 Stelle. Beh, dopo 20 anni di attività giornalistica, dopo tante denunce che ho fatto in ambito ambientale, in ambito di vivibilità urbana, in ambito di malaffare pubblico e privato, ho pensato o vado via da Taranto, o resto a Taranto per rivoltare Taranto come un calzino con i tanti cittadini di buona volontà. Ho optato per questa seconda soluzione, come è giusto che sia. E a partire da oggi vi presenterò i vari candidati al Consiglio Comunale di Taranto, uno spaccato della società. Ci saranno professionisti, ci saranno tecnici, ci saranno operai, insomma un Consiglio Comunale, quello appunto che riguarderà la mia amministrazione, che appunto rappresenterà fedelmente il tessuto socio-economico produttivo di questa città. E oggi iniziamo con Marco Tanese. Allora Marco, intanto presentati, quanti anni hai? So che sei un operaio che opera nell'ambito dell'edilizia, raccontaci un po' la tua storia e poi i motivi per cui hai deciso di candidarti e sposare il progetto di Taranto senza Ilva. Sì, allora io mi chiamo Marco Tanese, ho 28 anni, sono di Taranto e sono emigrato come tante mie coetanei, diciamo, sono andato in Alta Italia per tanto tempo e sono tornato a Taranto per stabilirmi perché mancavo il richiamo della mia città, il profumo della mia città mi mancava tanto. Ecco Marco, mi ha colpito una cosa, ecco, voglio dirvi una cosa importante. Io ho conosciuto Marco attraverso le mie dirette Facebook e l'ho conosciuto e ho scoperto il valore di questa persona, l'amore che ha per Taranto. E sono stato io a dirgli ti voglio candidato al Consiglio Comunale e lui ha detto una cosa davvero bella, toccante, lo faccio per i miei due bambini perché voglio dare un futuro diverso a loro e alle nuove generazioni tarantine. Sì, perché non voglio che fanno gli stessi passi che ho fatto io per cercare un futuro migliore, farsi tanti chilometri e sentire la mancanza della tua città, in quanto la nostra città è stupenda, è bellissima, e non nulla a invidiare con altre città che ci sono sparse in tutta Italia, però il richiamo della tua terra è sempre la tua terra, insomma. Ecco, Marco, tu sei stato hai lavorato nella zona, nell'area di Bolzano per quanti anni? Io sono stato fra scendere e salire, insomma, e varie città, vari spostamenti, un 8-9 anni, insomma. Ecco, e hai visto anche che lì si amministra diversamente rispetto a Taranto. Sì, sì. Purtroppo noi siamo orgogliosi di essere tarantini, noi siamo orgogliosi di essere terroni, però purtroppo l'amministrazione Melucci e le altre precedenti, lo dobbiamo dire con amarezza, sono state amministrazioni lontane anni luce dallo sviluppo, dal modo di gestire una città come c'è in altre città del nord, e allora bisogna prendere esempio da quel modo di amministrare. E Marco, certe tipologie proprio di amministrazione, di gestione appunto amministrativa, ha avuto modo di appunto verificare, di apprezzare in Alta Italia e quindi portare certi modelli operativi anche qui a Taranto. Sì, certo, certamente. Parliamo ad esempio della raccolta differenziata, la raccolta differenziata che può portare i suoi frutti, se fatta con le medesime condizioni, cioè quindi fatta in maniera esemplare, può portare comunque un benessere economico alla città, perché tutto quel materiale che noi non andiamo a riciclare correttamente non fa sì che la nostra Taranto in maniera economica si possa anche sviluppare sotto quel punto di vista, anche perché ci sono tantissime condizioni per far sì che ciò accada. Ecco, Marco, la nostra sfida è quella di chiudere il mostro, di chiudere l'ex Ilva senza se e senza ma. Mentre noi stiamo parlando in questa bellissima giornata, vedete, Taranto ha un vantaggio, non è la fredda Bolzano, qui è quasi sempre primavera, diciamo così, anche quando è pieno inverno.
e vedere questa zona bellissima. Qui siamo appunto accanto al Ponte Girevole, poi vedere alle nostre spalle quella industria, quella macchina che provoca e provocherà tumori, morti e malattie e anche miseria economica, perché avete visto la situazione in cui si trovano praticamente gli operai, la metà di essi in cassa integrazione a 800 euro al mese, le ditte dell'appalto che non vengono, i dipendenti delle ditte dell'appalto che non vengono pagate. Insomma, voglio dire, ecco Marco, la nostra sfida è questa, quella di chiudere il mostro, uccidere il mostro, smantellare il mostro, bonificarlo, dare lavoro appunto agli attuali operai nell'opera di smantellamento e di bonifica e parallelamente seguire le vocazioni naturali del territorio, sfruttare le risorse naturali, il mare, il turismo, l'agricoltura, un'economia del mare, ma puntare sulla cultura, sull'università, sulla storia e sull'archeologia. E allora Marco, tu hai sposato con forza, con entusiasmo il progetto, il nostro progetto Taranto senza Ilva. Taranto senza Ilva perché? Perché voglio la mia città libera. Vorrei la mia città libera. Libera dai veleni innanzitutto. Libera. La vorrei libera da tutti questi fumi, da un malcontento generale, da un malcontento cittadino, da una Taranto che non riesce a liberarsi di questo peso, da una Taranto che non riesce a respirare. Perché di respiro si sta parlando? Bambini chiusi in casa. Di respiro si sta parlando. Sono persone che muoiono, sono persone che si ammalano, sono persone che non vivono egregiamente, non si accontentano. Perché accontentarsi quando potremmo avere una città margine, una città capitale del turismo, una città che possa veramente incentivare i ragazzi a non prendere quell'autobus, quel treno, quell'aereo, nel portarli a Londra per 2000 euro al mese a farli lavare i piatti. Sta parlando di questo, si sta parlando. E oltretutto, quando parliamo di turismo, l'amministrazione comunale ha solo gettato in faccia fumo ai cittadini. Il 6 GP è stato due giorni, tre giorni, quello che è durato, una spesa enorme, 3 milioni e mezzo di euro. Qual è stato il ritorno? Certamente poco, molto poco rispetto a questa cifra enorme, astronomica appunto investita. Caro Melucci, la tua amministrazione è stata un po' come una bolla di sapone e questa bolla di sapone è scoppiata prima ancora che si concludesse il mandato appunto naturale dei 5 anni. E ora, caro Melucci, hai ripreso a girare la città. Prima stavi chiuso a Palazzo di Città, molto raramente uscivi, ma tanto ormai la tua epoca politica è finita, come è finita quella del centrodestra a Taranto, un centrodestra, non dimentichiamolo, che è stato padre, autore del dissesto più grande della storia italiana, per non parlare poi del Movimento 5 Stelle, che ora si è legato, urlava il va chiuso e ora si allea col PD, ma questa è una situazione penosa. Per concludere la nostra chiacchierata e la scoperta del candidato consigliere comunale Marco Tanese, Marco, l'appello che tu fai ai tuoi giovani, tu hai 28 anni, io non ti conoscevo, mi hai contattato e ci siamo dati un appuntamento, ci siamo presi un caffè e io, sentendo il modo di ragionare, la maturità, ho detto ma questa sarà una persona forse di 40-50 anni, poi ci siamo dati appuntamento, ho detto ma è lui o non è lui, e mi trovo un ragazzo di 28 anni, con una maturità, con un senso di responsabilità certamente maggiore della media. Marco, cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei? No, innanzitutto ti ringrazio di questo, io mi sento di dire ai miei coetanei di non lasciare questo posto magico, non andarsene per un futuro, con l'idea di un futuro migliore in altre città o bensivoglia all'estero. Rimaniamo qui, combattiamo per la nostra città. Taranto
Deve Taranto essere. E Tarantini, finora siamo diventati la colonia di Bari, sì. Il vero sindaco di Taranto purtroppo è stato Emiliano, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, per non parlare poi anche di un centrodestra complice politicamente di questo stato di degrado, spesso a braccetto col centrosinistra, sono tutti uguali, non perdete tempo, come il Movimento 5 Stelle. Marco, intanto sono contento di averti conosciuto. Sono convinto che sarai un prezioso consigliere comunale, perché sei una persona che vive la città, noi siamo per girare la città e che dire, altre persone che volessero candidarsi, noi ci sono ancora disponibilità, potremmo fare anche una seconda lista, quindi come dire, Taranto ai Tarantini, una partecipazione che veda finalmente i nostri concittadini protagonisti.